Christmas, but I won't wait till next year to try and feel the distance we've had with decorations. And my bag is taking it slow, won't work in time. It's only so long for Christmas lights. I can't be a song you sing sometimes. I need you to sing it for your whole life. So let me be your family this Christmas. Let this be the season I've been waiting for. Buongiorno belli e benvenuti in questo nuovo Vlogmas che è il numero 2. Io sono Arianna e studio medicina al sesto anno in Bicocca e benvenuti o bentornati sul mio canale. Iscrivetevi se non siete ancora iscritti. E allora, come anticipato ieri, oggi avrei dovuto fare l'esame di ginecologia e ostetricia, ma non sarà così. L'esame salta, quindi non sarà un video vi porto con me all'esame, ma sarà tipo un riorganizziamo la vita. Perché soprattutto con gli esami la vita cambia un po'. Nel senso che ti organizzi in un modo, magari rimandi alcune cose perché non hai tempo, devi studiare tutto il resto. Quindi oggi vediamo come riorganizzare un po' la sessione, come riorganizzare un po' il lavoro che ho un po' trascurato ultimamente per appunto questo esame. E in particolare oggi ho iniziato a fare da tutor per Accademia dei Test. Infatti ieri è iniziata una delle nuove classi e da oggi mi sono stati assegnati alcuni degli studenti di questa classe per seguirli fino al giorno del test come tutor. Se state cercando un corso per il test di medicina oppure anche quello di veterinaria, di professioni sanitarie, vi consiglio assolutamente questo corso che ha 4 lezioni a settimana, un tutor personale che vi accompagna, a cui potete riferirvi per i quiz, per il sostegno emotivo, accesso futura con quiz e simulazioni inedite, e il pagamento è mensile, al momento è 239 euro al mese, però aumenterà man mano ci si avvicina alla data del test. Si paga mensilmente e se decidete che non vi piace più, non potete più frequentarlo, potete disdire senza costi aggiuntivi. Qui vi lascio un codice sconto affiliato sul primo mese, quindi avrete 50 euro di sconto. E per maggiori info e per essere ricontattati per l'iscrizione vi lascio il link del form da compilare con i vostri dati nell'info box. Adesso inizio a scrivere un po' di cose che devo fare sulla mia agenda. Ok, ecco le cose che devo fare oggi. Questo in realtà l'ho già fatto perché sono già le 11:41, in realtà sono già in ballo da un po'. Adesso mi sa che mi vado a scaricare gli appelli della sessione invernale, in realtà anche di marzo, maggio e giugno, perché li abbiamo già, e me li stampo così li ho belli a portata di mano per fare il programma di studio. Però mi sa che questo lo faccio pomeriggio, mentre adesso mi concentro sulle cose social. In particolare mi sa farò per primo un reel che devo uscire in realtà stamattina su Instagram. Ecco qui le date degli esami del sesto anno. Ne abbiamo così tante per queste due, perché in realtà al secondo semestre del sesto anno in Bicocca non ci sono lezioni, quindi ci si dedica a fare gli ultimi esami e la tesi. Ci devono ancora dire le date di dermato e ginecologia e niente, le chiederemo in questi giorni, così almeno posso organizzare anche quelli. E ok, ho deciso quando farli. Insomma, questo è il piano principale, poi nel caso ci sono anche le altre date. Sicuramente pediatria al primo appello e mi sa che inizierò già a studiarla in questi giorni perché sono 994 pagine, però vabbè, il 25 gennaio. E ci metto in mezzo anche urgenze, stiamo aspettando, forse ci fanno un preappello, forse no, nel caso tanto sono 12 lezioni e questo ce lo metto qui. Invece questo vorrei farlo a febbraio perché tra i due questo è più piccolino, quindi in un mese forse dovrei riuscire a farlo. Clinica medica lo lascio per quando torno da Londra. E adesso vediamo ginecologia e dermato, vedremo. Quindi appelli, dai, ora faccio il reel. In particolare faccio un video sulle flashcards, come si usano. Queste le ho prese in Irlanda da Tesco. Sulla porta di là, sì. Allora, reel fatto sulle flashcards. Qui c'è un topolino che fa la portinaia, guardare chi va fuori. Eh sì, sei un po' come la portinaia, amico. Controlla, controlla, eh. Siamo anche andati al sushi. Siamo tornati, caffettino. Adesso mi sono rimessa operativa. E adesso penso scriverò il TikTok da fare per ADT e poi programmo i contenuti di dicembre. In particolare sul profilo di TikTok di ADT, però verranno pubblicati in realtà anche su Instagram, sto facendo dei reel con delle storielle di tecniche di memoria per esempio il ciclo di Krebs oppure migliosi e mitosi. Adesso devo scrivere quello per le leggi di Mendel, quindi adesso vado un attimo a rivederle perché onestamente neanche io me ne ricordo troppo e scrivo il video.
Ok, l'ho scritto tutto, quindi adesso vado a girarlo. Mi sono truccata un attimo e adesso lo registro. Ho anche messo le lucioni. Ok, video girato. Non mi strucco perché poi devo uscire con mamma, però mi cambio con la magliettina che è un po' troppo leggera. Torno in pigiama con la vestaglia. E poi edito subito questo TikTok perché lo devo mandare in approvazione ed esce domani. Legali di merda in 30 secondi. Le tre leggi di Mendel in 30 secondi. Ciao Doctors, io sono Arianna e scommettiamo che ve le faccio imparare tutte a memoria. Di Mendel in 30 secondi. Ciao Doctors, io sono Arianna e scommettiamo che ve le faccio imparare tutte a memoria. Come sempre vi chiedo di chiudere gli occhi e di... Ok, editato e mandato in revisione. Aggiorniamo la nostra bella lista. Allora, questo è fatto e questo è fatto. Questo lo faccio stasera. Ora mi sa che inizio a editare un po' questo video, così ve lo faccio uscire alle 19 e poi vi dico cosa devo fare di queste traduzioni. Ok, allora in realtà ho editato questo video fino a questo punto praticamente e le cose per oggi le ho finite. Ho anche alla fine sistemato tutte le cose che dovevo fare per il lavoro da tutor. Mi manca lavare i capelli, ma lo farò stasera, penso prima o dopo cena. In realtà prima di cena vorrei provare a far vedere un episodio di Mercoledì a mia mamma, io totale in fissa. Fatemi sapere se l'avete visto, se vi è piaciuto. E poi devo fare queste traduzioni. Allora, queste traduzioni sono un lavoro che sto facendo con Dioscope. Ne ho già parlato su Instagram, io sponsorizzo il loro corso per il test di specialità. L'anno scorso era un corso molto smart, con video molto veloci, molto schematici, perché è uscito praticamente molto a ridosso del test, quindi insomma era utile per uno studio dell'ultimo minuto, mentre adesso stanno creando un corso per bene. E in poche parole, in realtà questo corso di Dioscope esiste già nella versione portoghese, perché in realtà è nata come azienda portoghese che adesso si sta un po' espandendo in Europa. Quindi ci sono questi file in portoghese di questo corso, in realtà già costruito in Portogallo, che è praticamente molto simile a quello italiano, quindi ci sono tutti questi file in portoghese che sono stati dati agli ambassador, ai creator che già collaboravano con questa azienda, che hanno dato disponibilità per tradurli, da tradurre. E quindi io ne ho già tradotti un bel po', ne sono fatti dare altri, però li avevo un attimo stoppati appunto perché ero in ballo con lo studio. Adesso li devo finire entro l'11 di dicembre. Alcuni sono molto veloci da tradurre, altri richiedono parecchio tempo perché comunque hanno le immagini anche da tradurle e bisogna farlo con i programmi di modifica immagini, però di quelli me ne rimangono solo due, gli altri sono tutti senza immagini, quindi in realtà contavo di fare un bel chiusone e finirli prima di andare in Belgio. Comunque ho visto tutti i vostri commenti, non ho ancora risposto, però appunto ci sarà un video vlog riassuntivo del mio viaggio, se sentite la musica di mio fratello che guarda X Factor. E in realtà adesso, finita di editare in realtà anche questa clip, uscirò con mamma, andiamo a fare una mini spesa per il weekend, andiamo anche dal ferramento a comprare dei chiodini da attaccare alla porta per una ghirlanda. In casa nostra è completamente esploso il Natale e andiamo a vedere un po' anche le luminarie del nostro paese. Se devo aggiungere anche quelle clip a questo video, non uscirà mai per le 19, anzi probabilmente uscirà per le 9/10, quindi io questo video lo chiuderei qui. Le luminarie del mio paese, che sono molto carine, ve le faccio vedere nel prossimo video, quindi domani. Lasciate un like a questo video se vi è piaciuto e ricordatevi di seguirmi su Instagram e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Hello, it's Christmas.